Conviene poco passeggiare guardando verso l'alto, a parte il fatto che si può andare a sbattere, c'è il serio rischio di imbattersi in qualcosa di imbarazzante, come ad esempio il soffitto di Passo Pecoraris, in sostanza il tratto dei portici che collega via Carducci con piazza San Giovanni, che non colpisce per la bellezza dei rosoni, quanto per la sporcizia e la trascuratezza, se non addirittura per il pericolo, che queste crepe nascondono anche piuttosto male. Pochi metri più in su, altra situazione di degrado, ben più evidente purtroppo anche per chi passeggia guardando davanti a sé. La galleria che da via Carducci porta in via Gallina si presenta così, buia anche con il sole, ma questo francamente importa poco, e soprattutto lorda di scritte e disegni, opera certamente di ragazzini che in tal modo danno ragione alla grande bellezza, ma anche di adulti sfaccendati. In entrambi i casi risulta inutile cercare i responsabili di queste imbarazzanti situazioni, né invitare chi può, e se la sentisse, a porvi rimedio. Meglio sarebbe se, facendo tesoro di queste immagini, i triestini iniziassero a considerare con altri occhi quello che li circonda e soprattutto a non dare per scontato che non si possa fare qualcosa per contrastare un certo malcostume.